Thank you.
Ferrara che assume il comando dello schieramento. A posto! Reggimento! Onori al comandante del 43° Reggimento Ferrara! Reggimento, fianco, hey, hip, stop! Vengono resi onori alle associazioni combattentistiche d'arma e patriottiche. Reggimento, hey, tir!
e in sinistra delle seguenti decorazioni. Un ordine militare d'Italia per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Il comandante del 47° reggimento, che presiederà alla cerimonia del giuramento dei suoi soldati, chiama sulla pedana la bandiera del reggimento. A me la bandiera! Reggimento! Hey, sì. Presentato! Reclute del decimo scaglione 98. Oggi, 24 ottobre, dinanzi alla bandiera di guerra del 47° reggimento, vi accingete a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue istituzioni. La cerimonia odierna è resa solenne dalla presenza delle autorità militari, civili e religiose che hanno aderito all'invito di presenziare a questa cerimonia e dai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, così numerose e a noi sempre vicine, a testimonianza emblematica dello stretto legame dei valori militari tra passato e presente e della loro fede nel futuro. La presenza dei vostri familiari, accorsi così numerosi in questo angolo suggestivo che la città di Barletta ha voluto offrirvi, testimonia il profondo legame che unisce la società alle forze armate e da quanti in questa istituzione svolgono in silenzio, con serietà, impegno, assoluta dedizione e professionalità il proprio dovere al servizio del Paese. A tutti vada il ringraziamento del 47° Reggimento Addestramento Volontario. Volontari del decimo blocco e reclute del decimo scaglione 98. Tra pochi istanti
di fronte alla bandiera di guerra del 47° reggimento, decorata di 2 medaglie d'oro al valor militare, giurerete fedeltà alla patria, gridando con forza la vostra solenne promessa di fede che vi impegna davanti a Dio, alla bandiera e ai vostri cari a servirla con onore e lealtà e difenderla con assoluta dedizione e, se necessario, fino al supremo sacrificio della vita. Il giuramento è l'atto più solenne di un soldato, il momento più significativo, più emozionante della vostra giovane vita, del vostro status di cittadini alle armi. Il vostro giuramento, a cui con fierezza vi siete preparati, è espressione di una libera e cosciente decisione maturata singolarmente nel vostro intimo. Esso vi impegna a difendere la patria e quindi la libertà di tutti gli italiani, respingendo ed eliminando ogni minaccia, da qualsiasi parte provenga, dall'interno o dall'esterno delle nostre frontiere, nonché a mantenere alto il prestigio della nostra comunità, chiamata dal consesso internazionale a dare il suo contributo a favore della pace, della solidarietà umana e a difesa dei diritti basilari dei popoli. Ormai è da alcuni anni che ragazzi come voi, animati dagli stessi sentimenti, sono impiegati in contesti interforze e multinazionali per prevenire l'insorgere di situazioni di instabilità, di tensione o di crisi, a salvaguardia degli interessi nazionali o quale di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Volontari del 10° blocco 98 e reclute del 10° scaglione 98. Lo giocate voi? Alla bandiera del 47° reggimento Ferrara che rientra nello schieramento. Bandiera a posto. Reggimento. Presentato. Onori alla bandiera. Rivolgo innanzitutto un saluto e un ringraziamento alle autorità civili e religiose che hanno dovuto onorare con la loro presenza questa cerimonia di giuramento, così ricca di contenuti morali e spirituali per tutti noi. Chiari, alle fidanzate, agli amici, a tutti coloro che hanno voluto oggi con la loro presenza testimoniare l'affetto e il sostegno e l'apprezzamento che da sempre contraddistingue il rapporto
tra chi serve la patria in armi e chi la serve quotidianamente con il proprio lavoro. La loro presenza costituisce per noi motivo di stimolo a sempre meglio operare per garantire la sicurezza della nostra patria, patria che i nostri padri ci hanno consegnato e che tutti assieme dobbiamo preservare e migliorare. Le volontari del 10° blocco avete giurato fedeltà. L'impegno che avete assunto con tanta determinazione è un debito d'onore verso il popolo italiano che vi accompagnerà fino alla fine della vostra esistenza, sia indossando uniforme, sia in abiti civili. Ed è un impegno al quale non potrete sottrarvi, pena la smentita della vostra parola e quindi di voi stessi. Siate orgogliosi del strumento che avete creato, così come noi siamo orgogliosi di voi. Ai volontari del 10° blocco, in particolare il mio augurio e il mio incoraggiamento a sempre meglio operare. Voi rappresentate il futuro della forza armata, un futuro nel quale invitiamo ad operare con determinazione, professionalità, umanità e molto, molto entusiasmo. L'esercito guarda voi con tanta speranza e affetto e la visita che recentemente invia voi militari del 10° scaglione, il mio personale ringraziamento come comandante cittadino per l'impegno che saprete offrire in questo periodo e della lunga e gloriosa storia del servizio di ELA. A tutti voi, volontari e militari di ELA, alle vostre famiglie, a tutti coloro che vi vogliono bene, di ottenere tutte le soddisfazioni professionali che con il vostro lavoro ampiamente meritate. Che il Dio vi benedica e vi protegga. Thank you.
arretriamo. Thank you.
al vice comandante della scuola sottufficiale dell'esercito.